Seguirci sempre più numerosi che ogni tramonto porta con sé sempre la promessa di una nuova alba. Spot and go, poi via, bando al romanticismo, inizia l'emozione, tu chiamala semplicemente Formula 1. Niente, l'emozione si costruisce cercandola, vivendola, senza sapere prima se arriverà, come l'attesa per un gol, l'emozione che TMR Group continuerà come sempre a raccontarvi, accompagnandovi nel viverla quando sei lì ad aspettare un'esultanza, sapendo però che potrebbe arrivare quella disperazione tutta sportiva, emozione anche quella, perché il bello sta proprio lì, in quella sensazione sotto pelle da non sapere come andrà a finire. Tutto niente, anche qui adesso a Policia, perché le emozioni possono sbiadire nelle immagini ma restano sempre vive nel cuore. Signore e signori, amici e amiche del TMR, appassionati di Formula 1, buonasera e benvenuti al 12° appuntamento del campionato junior riservato ai ragazzi under 17 che si sono fino adesso svolte 11 prove, siamo alla 12ª. Un saluto al vostro Salvatore TMR Firefox, a tutti gli amici in live, in cabina di regia al grande Ivano e naturalmente buona diretta Formula 1, buonasera anche a Ivano. Allora, siamo in Francia, un circuito che fino adesso ha regalato naturalmente grandi soddisfazioni per tutti i piloti. Vediamo un po' quello che succede oggi in pista, naturalmente pista che sotto l'aspetto tecnico ha riservato particolari attenzioni, soprattutto sui primi settori, dove è una pista davvero difficile. Tutti in gomma gialla, tranne per adesso Sketch. Siamo ai primi minuti di gara. Naturalmente andremo poi a vedere come sarà la situazione di pista dentro lo svolgersi delle qualifiche. Ragazzi, questi under 17 super velocissimi, eccolo qua già subito il primo tempo, 1:31.954 il tempo per adesso di Sketch, ma subito battuto da Rick, 1:31.387, grande anche il suo
Time, bello, davvero, un tempo molto 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 veloce questo. Subito dietro Dust in terza posizione arriva Carditz, vediamo 1:31.474 per adesso secondo, seguiamo anche Kimbo, il leader di questa Junior, oggi assenza pesante quella di Sampo, problemi tecnici per lui purtroppo, cercheremo di vedere, diciamo, di sistemarli al più presto questi problemi, speriamo riesca a risolvere quanto prima al problema che un po' lo sta affliggendo, speriamo di, che lui possa risolvere. Kimbo sul primo settore, vediamo un po' come si comporta il pilota. Vediamo se riesce a Kimbo a migliorare. Il tempo in pista, siamo sul secondo settore per il velocissimo, però per adesso leader di questa Junior. Vediamo se riesce a migliorare il suo parziale sul secondo settore. Quasi per arrivare all'ultimo settore, il pilota Red Bull. Molto, molto buono le traiettorie, già ben figurato a Kimbo in Master, quindi staremo a vedere se in effetti è anche oggi presenta un tempo, anche se secondo me si sta lanciando adesso, quindi vediamolo un attimino, sta per lanciare in questo momento. Vediamo il tempo di Akimbo, infatti è alto, primo settore che arriva in questo momento, 154 millesimi sotto, un paio di giri si fanno comunque qui. Sketching gomma gialla ha fatto 1:31.954, naturalmente un tempo in gomma gialla che deve far riflettere, se abbiamo anche Arancina entrato adesso. Vediamo un po' come si comporta sul secondo settore. Kimbo fucsia, secondo settore super velocissimo, intanto a Kimbo 30.670, già si è messo in fila un po' di piloti. Ah, attenzione Tommy, incidente con a Kimbo, 5 penalità, 5 posizioni in griglia per collisione con Tommy, problemi per la vettura di Tommy che aveva fatto 1:31.461. Una ottima sostituzione Tommy, anche se messa, diciamo così, in conto questa grandissima sostituzione che ha fatto anche lui in Master, bravo davvero anche Tommy nel sostituire, vero grande. Come se riusciamo a sistemare, ragazzi, piccolo problemino tecnico, vediamo se riusciamo a sistemare, scusateci per questo piccolo contrattempo, cercheremo di sistemare quanto prima. Dicevamo che adesso sta arrivando Stefano sulla linea del traguardo, si lancia in questo momento, pilota Ferrari. Vediamo se riesce nell'intento di migliorare.
28 e uno fa fucsia al primo settore. Per Sketch, 5 posizioni in griglia in partenza, collisione con Rick, anche Sketch, errore. Per il pilota che non è riuscito ad evitare le collisioni, ricordiamo che sono tutti errori gratuiti, probabilmente questi giovanissimi ragazzi. Stefano è quasi arrivato, lo diamo anche a Rundel. Sul terzo settore sta per concludere il suo giro veloce. Diamo il tempo di Stefano. Arriva adesso sul traguardo con il tempo di 1:31.475, quinto, ottimo quinto. Intanto c'è filo da Aston Martin. Sta per concludere il suo giro, lui è per adesso settimo, vediamo se migliora il suo tempo. Sì, migliora, 187 millesimi, si porta a sesto, dietro proprio la Ferrari di Stefano. Sketch mezzo secondo sotto, ma pesa tantissimo l'errore con Rick. Sta per arrivare adesso sul traguardo, pilota dell'AS, vediamo il suo tempo quando mancano ormai pochi minuti alla conclusione delle qualifiche. Arriva sul traguardo, 1:31.094, Sketch secondo, ma che peccato quell'errore di Sketch che un po' pesa. Carditz per adesso è boss, Flame ottimo quarto, Rick, Stefano settimo, filo, Dust, Hybrid al rientro, vittorio dopo un periodo un po' di pausa. Siki, vediamo Siki. Adesso Siki sul traguardo del pilota della Ferrari, vediamo se riesce a portarsi undicesimo per adesso, ma penso che 5 minuti dal termine possa fare qualche altro giro. Per adesso guida Kimbo con Sketch in seconda posizione, Carditz ottimo terzo, Flame in quarta posizione. Adesso Siki, problemi per lui Hybrid sul giro di lancio, lo mancano 5 minuti, anche lui sul giro di lancio giganti, tutelari anche lui, per adesso guida sempre a Kimbo. Arriva Siki, ha preso taglio, peccato per il pilota Hybrid, si è lanciato anche lui 4 minuti dal termine, problemi per Riganti. Alpha Tauri di Riganti, problemi per lui. Siri ancora box, tutelali, si lancia adesso. Prende taglio, niente da fare, Hybrid anche lui taglio, Riganti, problemi per Riganti.
ormai siamo a 3 minuti, ormai ci siamo, pesa tantissimo quella penalità in collisione sia di Akimbo che di Sketch, quindi sono nelle prime due posizioni, ma naturalmente non possiamo far nulla per queste penalità date dai commissari, di gara della pista, non si possono assolutamente togliere, anche volendoli non si possono, quindi inutile, tra poi oggetto naturalmente di analisi nel dopo gara con la nostra commissione gara, ma intanto per adesso la pista è questa. Rick, secondo settore, fa taglio, niente da fare. C'è filo per adesso in ottava posizione, ormai ci siamo, 3 minuti al termine. Queste qualifiche infatti cominciano a uscire, Cardiz in odore di pole position. Vediamo per le penalità prese dai piloti Akimbo Sketch, due con 5 posizioni di penalità in griglia. Ecco Cardiz sul terzo settore, per adesso 31.154 il suo time, sta per arrivare al traguardo, vediamo il suo giro conclusivo, arriva adesso in questo momento, Cardiz taglia il tempo di 1.30.994, si porta in seconda posizione virtualmente per adesso, il primo Cardiz. Flame, ottimo, risale in quarta posizione, Rick quinto, con Stefano settimo, filo sempre in ottava posizione, ma 473 millesimi sotto nel parziale. Primi due settori fucsia, come potete guardare. Sta per arrivare adesso, filo sul traguardo, vediamo il tempo di filo, se migliora, 1.31.192, quarto posizione per filo, si migliora anche lui. Dust Sicchi per adesso è decimo, Tutelari undicesimo, Hybrid dodicesimo, Riganti tredicesima posizione, 14° Sini. Andiamo Sirio sul ultime curve per lui, ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo. Prende taglio Sirio, nulla da fare, forse si sta per rilanciare adesso. Problemi per Stefano. Vediamo se riesce a migliorare con Dust, anche lui sta per arrivare. La linea del traguardo, ma ormai molti piloti hanno concluso. Ormai Akimbo 1.30.408 riesce a migliorare per adesso il suo tempo, ma Cardiz davvero lì a un passo, partirà quinto Akimbo per la penalità presa dai
giudici di pista che, ripeto, non possiamo assolutamente togliere, anche se non fosse colpa sua, ma questa è una cosa assolutamente risaputa, quindi non possiamo far nulla. Arriva Dust sul traguardo 31.699, nono tempo, quindi si concludono così le qualifiche. Andiamo poi a vedere nel dettaglio, nel riepilogo. Le qualifiche della categoria junior con Achimo che per adesso è primo, ottima la qualifica di Cardiz con Sketch in terza posizione, sempre lì, ma attenzione perché c'è naturalmente l'aggiornamento del direttore gara, del steward di pista, che hanno sanzionato sia Achimo che Sketch. In effetti eccolo così, addirittura anche Rick, quindi Achimo virtualmente primo, ma naturalmente con 5 posizioni di penalità. Cardiz, Sketch, Filo, Flame, Rick, Tommy, Stefano, Dusty, Siki, Tutelari, Hybrid, Riganti e purtroppo Silio senza tempo. Questa è la situazione della qualifica. Io direi breve spot, amici, e torniamo qui per la gara. In diretta dopo i colpi di scena delle qualifiche con qualche problemino dalla giuria gara dei piloti Achimo, Sketch e Rick, che hanno ricevuto 5 posizioni di penalità in griglia, quindi partiranno dietro. In pole ci sarà Cardiz, prima pole stagionale, lo esulta anche per Twitch, salutiamo naturalmente a Duccio. Ottima pole, naturalmente, anche se dettata da diciamo così penalità prese per i piloti Achimo, Rick e Sketch. Vediamo poi quello che sarà la gara in sé per sé. Andremo a capire un attimino quello che succede. Intanto vediamo un po' la scelta tattica dei piloti. Vediamo un po' quello che hanno scelto come gomma. In effetti c'è un po' di sostanziale, diciamo così, squilibrio sul... Si è scelta addirittura ibrido di gomma bianca, mentre Sirio metà griglia in gomma rossa, metà griglia in gomma gialla. Queste sono le scelte dei nostri ragazzi. Andiamo a vedere se poi magari... C'è anche un hard. C'è anche una gomma bianca, naturalmente un po' forse troppo d'azzardo, ecco, questa scelta. Vediamo un po' se in effetti può essere sistemata. Vediamo un po', forse ci siamo con quello problema di natura tecnica che avevamo sulla grafica. Vediamo se abbiamo sistemato. Se sì, vediamo un po' se si riesce a ripristinare un po'.
se no, no, niente da fare. Abbandoniamo questa per questa serata. Torniamo alla grafica classica. Eccolo, siamo per ripartire con Cardiz, dicevamo in prima posizione, Filo secondo, Flame terzo, Akimbo quarto, Tommy quinto, Stefano è sesto, Sketch di settimo, Dust ottavo, Siki nono, Tutela di decimo, Rick undicesimo, Hybrid dodicesimo, Riganti tredicesimo, Sirio quattordicesimo. Questo è quello che ha detto la qualifica, poi staremo a vedere quello che succederà in gara, ma ci siamo ormai. Siamo sul giro di formazione, i piloti stanno per sistemarsi in griglia. Cardiz naturalmente gomma gialla, Filo gomma rossa, molte possibilità per Filo per partire in davanti, per poter sfrecciare davanti a Cardiz. Siamo quasi, ormai i piloti sono tutti posizionati, attendiamo lo spegnimento dei semafori, diamo la partenza con buona partenza dell'Aston Martin di Filo, ma soprattutto anche Cardiz è riuscito a partire bene, si apre a ventaglio dietro, vediamo se i piloti riescono a partire, ad affrontare la prima curva, quella un po' più pericolosa, con i contatti lì dietro, ma nulla di particolare con l'As, la Ferrari di Dust, la Ferrari di Stefano, purtroppo contatto con l'As di Sketch, piccolo errore anche di Dust, vediamo se Sketch riesce ad approfittarne, ma naturalmente difficile lì partire. Cardiz naturalmente come nelle previsioni, partenza ottima con difesa nei confronti di Filo. Akimbo è già in terza posizione, ma attenzione a Filo perché gomma rossa, così come Akimbo ha deciso di partire in una gomma molto più performante per subito cercare di recuperare le posizioni che aveva perso per penalità. Già terzo, Akimbo sta cercando di recuperare. Adesso comanda Cardiz con Filo dietro, ma Akimbo è già subito alle calcagna di Filo. Primi tre giri, ricordiamo, non c'è il DRS. Il DRS comincia dal terzo giro in poi. Akimbo si prende la scia di Filo, Cardiz giro veloce, dietro c'è Flame e Tommy subito lì vicino, gomma gialla dicevamo con rossa la prima alternativa, gomma bianca, rossa la seconda, quindi molto probabilmente Hybrid farà una sosta lunga, cercherà di portare più vantaggio possibile, ma Akimbo non molla Filo, Filo a sua volta non molla dietro, ma sono tutti davvero molto vicini. Salutiamo Andrea, naturalmente tifoso sfegatato dell'Aston Martin. Flame sempre quarto, ma adesso Akimbo tenta l'attacco nei confronti di Filo, lo passa in staccata curva 8, le due Aston Martin adesso che inseguono, cercano di inseguire Flame, adesso affianca il compagno di squadra, andiamo Assigne, lo passa sull'interno, si porta in terza posizione con Filo adesso che c'ha Tommy, altro avversario super difficile. Tommy è anche lui un pilota davvero bravissimo, sull'interno prima della staccata dell'ingresso e box tenta, ma adesso è Filo che è in favore di traiettoria, ma Tommy in interno, vediamo se riesce a concludere il sorpasso, sì, lo porta a casa, si porta in quarta posizione. E adesso Akimbo si mette a caccia di Cardiz. Giro veloce per Flame, 1.34.283.
con Akimbo, adesso molto vicino a Cardis e Flame. Riganti, penalità, 5 secondi, tutela lì. Problemi, ah, si è girato Flame, incidente incredibile con Dust e la Ferrari di Stefano, incredibile, safety car in pista, incidente incredibile con Stefano e Dust coinvolti nel tentativo, purtroppo, di, ricordiamo che, e questo è dovuto naturalmente al Ghost attivato, per peccato per Stefano e Dust, che si sono trovati davanti la vettura di Riganti che aveva perso aderenza. Safety car in pista. Adesso vediamo un po' anche l'aspetto tattico. Con Cardiz adesso che deve decidere se andare box, mettere gomma bianca e arrivare fino in fondo. Vediamo cosa decide Akimbo. Vai box Akimbo. Naturalmente anche Tommy. Filo, vai box, Sketch, tutte box, on the box. Solo Cardiz è rimasto in pista. Forse un po' un errore questo, perché qui chi mette gomma bianca, anzi gomma gialla, sì, gomma gialla per i piloti che stanno cercando di anticipare. Anticipare la sosta, naturalmente 10 giri in gomma gialla si possono fare fino in fondo. Siamo al quarto dei 13 giri, ricordiamo che i ragazzi dell'Under 17 della Junior corrono modalità 25%. Quarto giro, safety car purtroppo per quell'incidente causato dalla testa coda di Flame, dove purtroppo sia Stefano che Dust non hanno potuto evitare la vettura in pista di Flame, centrata in pieno. Cardiz non ha deciso di andare box, mentre Akimbo, andiamo a guardare un po' nel dettaglio la situazione dei pit, perché è importante, c'è la penalità di Riganti, le soste, eccolo qua, l'unico che non si è fermato è Cardiz, un po' un azzardo forse, stiamo a vedere se questa strategia... può pagare o meno. Safety car che continua, questo tutto a vantaggio dei piloti che hanno scelto. Infatti Cardiz va in box e guardate adesso, non ha posizione, gomma bianca per lui, non aveva alternativa purtroppo Cardiz. Con la gomma gialla in partenza l'unica alternativa è questa, ecco perché si predilige una gomma, diciamo così, più di breve durata nei primi giri, la percentuale che possa entrare una safety car all'inizio è molto più alta rispetto alla seconda parte di gara, quindi e lì poi sei bloccato, ricordiamo da quest'anno non si parte con la mescola della qualifica, tutti uguali, rossa per tutti, quindi non c'è obbligo di mescola in partenza, e questo un po' ha cancellato un po' le tattiche di gara, però fatto sì che comunque c'è più equilibrio anche di velocità. Filo ora tenta di riscaldare le gomme, perché comunque lui gomma
Bianca arriverà fino in fondo, naturalmente dietro Sketch, anche lui in gomma gialla, l'unico in gomma bianca Riganti e Filo. Safety car in questo giro, Kimbo e Tommy, prima e seconda posizione per loro. La ripartenza. Vediamo quando Akimbo decide di ripartire. Vediamo che la safety car deve rientrare in pista, perché sennò Akimbo troverebbe difficoltà a trovarsela nella linea del traguardo. Ecco che decide di ripartire Akimbo. Proprio all'inizio del rettilineo. Parte adesso Akimbo. Anche se reputo questa partenza un errore madornale. Partire così significa compattare il gruppo. Un errore, diciamo così, naturalmente dettato dalla giovane età del pilota della Red Bull. Bisogna sempre partire almeno una curva prima per evitare che i piloti dietro siano tutti attaccati e quindi facilitare il recupero, dare, come si dice in gergo tecnico, lo strappo per evitare poi possibili attacchi. Filo sempre terzo, ma Tommy adesso prende la scia di Akimbo, si fa vedere negli specchietti, tutti e due sono in gomma gialla, Filo in gomma bianca con Rick che è già passato in quarta posizione, è riuscito a passare Sketch con Hybrid in quinta posizione. Attacco adesso di Rick nei confronti di Filo, Assigne riesce a portare il sorpasso a casa e si porta in quarta posizione, in terza posizione Rick, quindi un po' i tre piloti che ci aspettavamo lì in testa, Kimbo, Tommy e Rick, con una Sketch per adesso quinto. Hybrid è sesto, ricordiamo rientrato dopo un periodo. Tommy intanto fa giro veloce, Hybrid sesto, lì davanti Akimbo in prima posizione, ma Tommy non molla assolutissimamente la presa. Siamo a 7 giri, ne mancano 6, anzi ne mancano giusto 6, ma siamo a metà gara e Tommy ha preso la scia. Dal prossimo passaggio ci sarà il DRS attivo, quindi i piloti potranno superare, cercare anzi di avvicinarsi con il DRS. Per adesso Tommy, Rick terzo, Filo deve guardarsi dal ritorno di Sketch ed Hybrid, super pericolosi dietro, con Sirio che anche lui ha recuperato, ottimo recupero di Sirio, settimo Siki, ottavo Carditz, nono Flame, decimo Riganti, undicesimo. Questi per adesso piloti che si stanno contendendo la gara. Akimbo sempre primo, non molla un millimetro. Tommy sempre in zona DRS, così che come anche Rick che comunque è fuori per adesso dalla zona DRS. Staremo a vedere, attenzione perché Filo ha dietro Sketch e Hybrid vicinissimi, naturalmente la gomma bianca ha bisogno di qualche giro in più per andare in temperatura, infatti Sketch lo ha già messo nel mirino. Carditz, penalità per lui, peccato per Carditz. Andiamo a vedere Tommy se prende la scia, naturalmente aprirà l'ala mobile nel rettilineo, lo apre adesso,
Lo apre anche Rick. Prende tutta la scia, naturalmente distante dal tentativo di attacco. Dovrebbe essere un pelino più vicino, ma Rick è riuscito anche lui a prendere zona di RS. Filo riesce a resistere a Sketch e soprattutto a Hybrid. Hybrid, penalità lì in curva 8. Peccato per Hybrid questa penalità. Attenzione perché Siki tenta l'attacco su Sirio prima di Signe, riesce a passare, si porta in settima posizione, ma Hybrid naturalmente ha la penalità lì. Può essere un vantaggio anche per Siki. Ottimo Flame, sempre. Scusate, Filo, sempre in quarta posizione a resistere con la gomma bianca. Adesso deve stare attento perché oltre a Sketch, oltre a Hybrid, c'è la minaccia della Ferrari di Siki, che si sta avvicinando pericolosamente. Attenzione perché Sketch in curva 1 affianca Filo. Sono appaiati adesso. Riesce a resistere Filo all'attacco con Hybrid, che tende un interno lì, rischia tantissimo il taglio curva con Sketch adesso, che ha perso forse un po' di aderenza. Con Hybrid molto vicino, naturalmente qui userà l'ala mobile, così come la usa anche Sketch per difendersi. Non ce l'ha la velocità, perché giustamente anche Sketch ha l'ala mobile aperta, riesce a difendersi dall'attacco di per adesso di Hybrid, ma si è avvicinato tantissimo Siki, e dietro Kernitz non è lontano, così come anche Sirio, quindi battaglia per le posizioni che contano. Sono a punti. Tommy sempre lì, ma attenzione a Rick perché è vicinissimo. È più vicino in questo momento Rick. In questo momento Tommy è uscito fuori zona DRS. Potrebbe essere questo un vantaggio per Akimbo. Al giro numero 9, Flame, penalità. Filo sempre lì, Sketch, Hybrid, Siki, Sirio sono vicinissimi. È il momento forse più difficile per Filo, penso sia passato perché ormai le gomme sono in temperatura. Con Sketch sempre vicinissimo a Filo, adesso siamo di nuovo in zona DRS. Con attenzione Sirio vicino a Siki, andiamo in staccata. Tommy cerca di attaccare Filo, cerca di attaccare Rick, e ci riesce con Sketch, anche lui cerca di passare Filo in curva 8. Piccolo contatto con Filo, con Riganti che prende penalità. È riuscito a difendersi nuovamente Filo dall'attacco di Sketch. Adesso a Signe ci prova, vediamo Sketch, no, difficile lì, ma Rick adesso si è portato in seconda posizione. Forse un po' crollate le gomme per Tommy, super vicino con Hybrid lì. Kardiz sì che ha perso posizioni, forse piccolo errore per lui, staremo a vedere. Riganti si ritira, arriva largo la Ferrari di la vettura di Hybrid con Sketch vicinissimo. Filo sta dimostrando di, con Kardiz anche lui, problemi per Kardiz. Molto vicino sempre. Vediamo se adesso tenta l'attacco. Si avvicina Sketch, ma Filo resiste, ma adesso è molto vicino Sketch, adesso è molto vicino, vediamo ai 50 metri.
tenta l'attacco ma desiste, naturalmente saggiamente, sa sarebbe stato un rischio altissimo lì. Ibride è sempre sesto con Siki, passato in settima posizione Sirio, ottavo Flame, nono. È riuscito a prendere Sirio con Tommy che ha preso Rick. Siamo all'undicesimo giro. Kimbo sembra involarsi verso la vittoria, l'undicesimo giro che va a concludersi. Questo momento comincia il dodicesimo giro. Sempre Tommy terzo, Filo quarto. Riesce a difendersi nuovamente dall'attacco di Sketch. Cino adesso. E adesso attenzione perché Rick sulla ruota a ruota, Rick e Tommy in curva 8 è riuscito a passarlo, ma Rick lo affianca prima di Signe, vediamo se lo riesce a passare. Sì, si butta sull'interno naturalmente in favore di traiettoria. Adesso Rick riesce a passare Tommy con Filo e Hybrid sempre lì in agguato, naturalmente molto vicino sull'esterno. Adesso Filo esterno per Sketch che riesce a passare Filo, portarsi in quarta posizione. Filo quinto, Hybrid saggiamente ha alzato il piede in quel punto pericolosissimo, ma bravo davvero Sketch sull'esterno. Sketch penalità Sketch. Questo potrebbe essere all'ultimo giro un motivo per Filo, perché sia Sketch che Hybrid hanno la penalità. Ma andiamo a seguire la battaglia per la vittoria, perché Akimbo è primo con la battaglia per il secondo posto tra Ricky e Tom. Rick è riuscito a passare prima di Signe. Tom all'ultimo giro, ma ci siamo addirittura. Siamo nell'ultimo giro. Akimbo sempre nel rettilineo con Rick in seconda posizione, Tommy terzo, Sketch e quarto, Filo quinto. Akimbo sembra involarsi, riesce a resistere Rick a Tommy. Con Akimbo, ultime curve per la Red Bull di Akimbo. Con Tommy che paradossalmente non penso riesca a superare Rick nelle ultime curve. Ormai ci siamo, sta per concludersi la tappa in Francia per Akimbo e la Junior va a vincere. Campione di Francia, no, Tommy, ultima curva per lui, errore per Tommy. In uscita Sketch è lì, naturalmente conserva la posizione Tommy, fortunatamente, ma problemi per la vettura Sketch. Ma Filo arriva quarto, Siki quinto, sesto Sketch, settimo Hybrid, Sirio ottavo, Flame e nono. Che arrivo, che arrivo per l'ordine del giorno Rick. Akimbo vince con Rick secondo e Tommy terzo. Una gara emozionantissima. Quindi aspettiamo l'ufficialità del podio.
eccoli qui, vince Akimbo. Akimbo prima posizione, Rick secondo, con Tommy terzo, Filo quarto, quinto è Siki, poi Sketch, Ibid, Sirio, Flame, Cardis, Riganti, Stefano, Dust e Tutela. Breve spot amici e poi torniamo qui in zona interviste. In diretta per sentire dal vivo i protagonisti di questo Gran Premio, corsa davvero in maniera, diciamo così, entusiasmante. Allora, Pietro vince nuovamente il Gran Premio di Francia. Insomma, le qualifiche erano partite un po' così, con questa penalità, diciamo, assegnata dagli Stewart. E ricordiamo che noi non possiamo toglierla perché è impossibile da togliere. Quindi levatevelo dalla testa, magari qualche considerazione, ma la togliamo la penalità, non si può togliere nulla, bisogna solo correre e poi ci sarà la commissione gara. Ma parliamo di questa vittoria. Comunque, anche con la penalità, Pietro, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Ah sì, è stata, cioè, una qualifica molto combattuta fino a quando è arrivato l'incidente con Tommy, che diciamo ha rovinato sia la qualifica che la partenza. Poi anche grazie alle penalità di Sketch e Ricci per un altro incidente sono partito quarto al posto di sesto e ho fatto una buona partenza, sorpassato Flame, e poi alla fine la gara è stata molto emozionante con una bella lotta tra me, Ricci e Tommy. Sì, in effetti hai fatto giusto. Ecco, io invece ti volevo tirare le orecchie sulla qualifica, perché il primo giro di qualifica, prima, dopo l'incidente con Tommy, tu avevi fatto il giro veloce, 1-3, quindi eri già in pole. Sul secondo giro, ecco, forse sarebbe stato, secondo me, più opportuno farlo in modo più meno veloce, per poter, diciamo, evitare rischi in questo senso. Ecco, questo era, secondo me, un po', dovresti essere un po' più furbetto su queste cose, però ancora sei di giovane età, quindi hai diciamo, tanto da imparare sotto questo punto di vista, anche perché poi il giro veloce l'hai fatto dopo, sulla seconda volta che sei uscito, quindi ecco lì il consiglio è magari non rischiare sul secondo giro, ma portartela, diciamo così, all'ultimo giro dove non c'è nessuno, quindi è più facile. Però bene così, perché comunque non ti ha fermato neanche la penalità, quindi sei riuscito comunque lo stesso. Provatore, chiedo scusa, se potete staccare il microfono e attaccarlo solo quando parlate, perché c'è un doppio eco. Sì. Se attaccate il microfono, ragazzi, perché forse c'è qualcuno che c'è un ritorno di microfono. Ecco, perfetto. Allora, dicevamo, vittoria importante perché oggi mancava Sampo, quindi una vittoria si è vista un pochettino più la possibilità per te per vincere questo campionato della Junior. È vero, ho sfruttato al massimo questa gara così da poter diciamo guadagnare più punti possibili. E comunque sul fatto dell'ultimo giro della qualifica l'ho fatto proprio sparato, perché alla fine
cioè non c'era nessuno che poteva mettersi in pole, e quindi ce l'avevo sicura la pole, quindi ho detto facciamo un giro velocissimo, anche se poi mi schianto non fa niente. Ah, ok, va bene, va bene, va bene così, va bene così. Diciamo una qualifica che comunque ti ha portato ad essere sempre per adesso il pilota più per adesso da battere sotto questo punto di vista. Dicevamo, gara anche bellissima quella di Riccardo, perché comunque una bella battaglia con Tommy fino all'ultimo, ve la siete combattuta, Riccardo, però devo dire che forse, diciamo così, oggi Akimbo qualcosina l'aveva in più, anche se secondo me forse, non lo so, io penso che la safety car lì siete stati bravi perché siete rientrati tutti. Lui forse un po' più furbetto nel scegliere la gomma rossa all'inizio. Ci sei, Riccardo? Non sentiamo Riccardo. Non so perché non si sente il volume di Riccardo. Ah, adesso sì, adesso sì, adesso ti sentiamo. Vai, vai Riccardo. Sì, è molto basso però. Sì, adesso lo alziamo. Ci sei? Sì. No, sì. Boh, alla fine è stata una gara nel complesso buona, anche se in curva 1 ero praticamente ultimo per colpa del contatto con lo sketch nelle qualifiche, poi non ho neanche fatto un giro, però grazie alla safety ho recuperato bene. Alla Sì. fine c'è stata una bella battaglia con Tom. Sì, bella battaglia Sì, con bella Tommy, ecco, battaglia quello con Tommy, dico. ecco, Quello dico, quello forse, dico, diciamo, forse, anche Akimbo è stato anche Akimbo vittima, è diciamo, di stato questa vittima, diciamo, di questa penalità in partenza. penalità in partenza. Diciamo che la Diciamo safety ha che la safety ha un po', diciamo, ridato quella cosa che è stata tolta dagli Stewart di pista. Però dico, però lui dico, ha lui scelto ha volutamente di scelto partire in gomma volutamente di rossa, partire quindi in gomma rossa, avere più grip in avere primi più giri è grip stato in primi fortunato giri è perché stato fortunato, subito perché dopo subito dopo è entrato la safety car, lui la safety poft ha car, messo la lui gomma poi ha bianca, messo la come gomma poi voi bianca, avete come fatto un poi voi po' avete fatto un po' tutti gli altri, quindi gli già ci altri, avete messo la quindi gomma già ci gialla, avete messo scusa. la gomma gialla, scusa. Quindi, diciamo, siete stati Quindi tutti diciamo uguali siete stati sotto tutti questo punto di uguali vista. sotto Ecco, questo quello punto di dico, vista. cioè, Ecco, nel quello senso, dico, tu cioè mi nel sembra che senso sei tu mi sembra che sei partito partito con gomma rossa, anche con tu. gomma rossa, anche tu. Sì. Ecco, quindi Gomma ecco, la rossa, ero stessa, dodicesimo. era la scelta più indicata per Più questo. indicata per questo. Bene, così Beh, Riccardo, così bravo Riccardo, comunque perché è bravo. un'ottima prova anche tua, Prova quindi è tua. recuperiamo punti in Prendiamo campionato. punti Passiamo in a Tommy. campionato. Allora, Passiamo a Tommy, Tommy. Allora, Tommy, partenza, diciamo partenza, così, diciamo. buona. Oggi mi sembravi Akimbo aveva scelto gomma rossa. Tu mi sembra gomma gialla, gomma pure rossa avevi scelto in partenza o eri andato sulla gomma gialla? Gomma soft fire. Gomma soft, quindi tutti e tre furbetti in gomma soft, quindi ormai non li frega più nessuno, diciamo così, siamo abbastanza, diciamo, come dire, intelligenti anche sotto l'aspetto tattico, perché non si vedono in nessuna categoria queste scelte, cioè nel senso di partire con gomma rossa, anche se qui siamo al 25%, però l'idea di avere una gomma più performante, insomma, è stata bella. Però gara, raccontaci un po', gara bellissima, l'unica cosa, forse l'ultima curva, cosa è successo? L'hai perso un po'? Allora, potrebbe essere scappato il piede sull'acceleratore, ma giusto così. Perché ero più vicino del solito a Ricky, volevo magari cercare di provare a strappargli la seconda con un'accelerazione un po' migliore, ma niente. Ma niente, non ce l'hai fatta, però bella gara anche la tua, Ora, perché però, comunque comunque eravate eravate lì, quindi bravi, bravi. bravi, Davvero, naturalmente bravissimi, complimenti davvero, anche a complimenti Ibride anche che a scrive Ibride. sette posizioni dopo 3 mesi di assenza, ci sta, bravo, sì, sicuramente Vittorio, bravo anche Vittorio, Filo bravo che anche con Filo. gomma bianca ha, diciamo così, fatto, resistito un po' agli attacchi di Sketch e di Ibride, bravo, davvero, bella lotta anche sulla pancia della classifica. Bene così, ragazzi, non finisce mica qui perché abbiamo finito, sì, vero Francia, ma ci catapulteremo subito in Ungheria già da lunedì con Pro 1 e Academy 1. Una buona serata a tutti, ragazzi. Bravi, complimenti al podio. Un saluto a Ivano in cabina di regia e a tutti gli amici in chat che ci hanno seguito.
oggi pomeriggio. Buonasera a tutti, ragazzi.